Questa casa di Human Safety Net sarà aperta al pubblico, quindi i 20 milioni di persone che ogni anno visitano la Piazza San Marco potranno entrare per la prima volta dopo 500 anni, potranno entrare in questa casa di Human Safety Net per capire cos'è questa idea di Human Safety Net e per dare il loro contributo se hanno voglia di farlo. Quindi noi diamo una nuova attività a queste procurative vecchie, un'attività che non è un'attività di business, che non è un'attività sociale, però che è una vera attività non legata direttamente al turismo. You want to understand the building, and you want to understand what the building wants to be again. You know, you are digging and trying to understand what its character is, not what it used to be, not what it is, but out of everything. You know, what it to make some sort of synthesis which makes sense. That, you know, we've all been in those buildings where you walk in and say, "Oh, what a shame they did that," or "I wonder why they covered that up," or, you know, all of those things where the integrity of the building has been lost. And obviously that's what you want to get rid of, and that's what you want to make sure that simple and innocent ideas like we need another staircase or we need a pipe running across a room are done in a way that it doesn't just look like someone needed a pipe running across the room or someone needed an extra staircase which is in the wrong place. So, you know, it's about making these modifications look as if they were intended from the beginning. Noi vogliamo ridare vita non solo alle procurative vecchie, ma vogliamo ridare una vita al di là del turismo a tutta l'area marciana. Quindi stiamo ricreando una continuità dell'area marciana, quindi continuità tra la laguna e la piazza attraverso la riqualificazione dei giardini, continuità tra i giardini e la piazza attraverso a un certo punto la ristrutturazione dei cortili, e poi lavoreremo anche su una continuità interna tra il Palazzo Reale e le procurative vecchie. Quindi dall'esterno e dall'interno ci sarà di nuovo la continuità di tutta l'area marciana. Sarà il grande collegamento con la città, e devo dire che è affascinante, perché verrà alzato il passaggio dei battellini che passeranno, rimarrà praticamente fisso perché lì non è che capiti molto, però era la possibilità di isolare
il giardino dalla casa e la casa dal giardino. È affascinante, verrà restaurato, sarà un grande giocattolo.